l'anno scorso, 2018, accadeva l'anniversario della legge 180 e i compleanni vanno celebrati, per cui avrei voluto che scrivesse un libro per Eleutera Pieraldo Rovatti, che probabilmente è il filosofo italiano che meglio si è occupato di Basaglia e dei temi della salute mentale. Però Rovatti si è sottratto, per Eleutera ha scritto L'intellettuale riluttante, per cui mi sono deciso di scriverlo io questo libro. Ed è stato un libro abbastanza scritto in fretta, tutto sommato, un paio di mesi di scrittura, due mesi di revisione, e quindi dai primi del 2018 a maggio era già stato pubblicato. Un libro tutto sommato composto di due parti. Una seconda parte, che è una parte corale, in cui do voce ai nuovi tecnici della salute mentale, insomma, no? Ai nuovi psichiatri o psicologi che ci raccontano in che modo prosegue questa storia. Do parola anche ai pazienti e quelli che non vengono mai ascoltati, no? Quelli che chiamo esigenti, impazienti. E do voce poi agli artisti, quelli che amplificano, diciamo, i nostri temi e che ci consentono di avere più visibilità, persone come Viezzi, come Nicola Lagioia, come Silvano Agosti, che con Basaglia, insomma, andò in volo sopra Trieste con un aereo e con 100 internati, oppure a Pierpaolo Capovilla, che è questo cantautore che più di tutti ha a cuore i nostri temi. Questa è la seconda parte del libro. Nella prima parte invece provo a fare una controstoria della follia, perché c'era stata la storia della follia di Michel Foucault. Michel Foucault fa questa storia della follia, ma lui è l'intellettuale puro, assoluto, l'intellettuale che da dentro la sua biblioteca ci racconta come nasce il manicomio e come prosegue questa storia. Allora io, adoperando la lezione di Franco Basaglia, che invece scrive da dentro un manicomio, provo a scrivere questa controstoria della follia da dentro il servizio psichiatrico di diagnosi e cura in cui lavoro, da dentro un succedaneo del manicomio. E allora come si compone questa mia controstoria della follia? Molto semplicemente, c'è una prima parte. La prima parte è quella, diciamo, che ci racconta perché il manicomio per quasi due secoli è stato il luogo unico terapeutico dove affrontare la follia. Dall'invenzione di Pinel, 1793, del manicomio, fino agli anni 60 del Novecento, il manicomio è stato l'unico luogo di cura per la follia. In realtà, e quindi ecco la seconda parte, l'entrata in scena nella storia dell'antifollia di Franco Basaglia dimostra che il manicomio non era un luogo di cura, ma un luogo di eutanasia sociale, il luogo del seppellimento di questi umani inadatti, imperfetti, per cui Basaglia si risolve a dover distruggere il manicomio e in una lotta ventennale, anni 60, anni 70, ci riesce. Per cui l'entrata in scena di Basaglia rappresenta un prima e un dopo nella storia della follia, un po' come un Cristo, prima e dopo Cristo, c'è cioè un prima e un dopo Basaglia nella storia della psichiatria. Per cui 1978, legge 180, abolisce i manicomi, quindi rompe quel paradigma per cui il manicomio era terapeutico. E quindi entriamo in questa terza fase della storia, questi 40 anni, che cosa è successo? In questi 40 anni in Italia di non manicomio, ma in tutto il mondo, in cui ho racconto di questa imperfetta e parziale applicazione, attuazione di questa legge antimanicomiale, ma soprattutto racconto di come sia accaduta una metamorfosi dei manicomi, una metamorfosi della iatrogenia in cui la psichiatria si è saputa declinare. E cioè che cosa è successo? Che la manicomialità è scivolata dall'inscatolamento che c'era prima in questi grandi luoghi concentrazionari, in questi lager detti manicomi, si è inscatolata nelle scatole diagnostiche, nelle scatole degli psicofarmaci, cioè in altri posti molto più piccoli e ristretti, in questo manicomio 2.0 che io chiamo il manicomio chimico. Ecco, questo ho provato a raccontare. E poi c'è un'ultima parte in cui provo a immaginarmi quello che succederà negli anni a venire. E per cui mi sono immaginato, in questo aiutato da alcune narrazioni distopiche di questi anni, addirittura un'ulteriore declinazione del manicomio, da un manicomio 1.0, quello concentrazionario di Pinelli.
Adesso un manicomio 2.0, quello dell'American Psychiatric Association, fatto di etichette, diagnostiche e psicofarmaci, potremmo arrivare a un manicomio 3.0, che è quello del panottico digitale, di questo controllo digitale, che è il medium digitale che i social network ci stanno, diciamo così, prefigurando, a cui ci stanno avviando. Ecco, insomma, questa è un po' la storia che racconto.